L'ortopedia è la specializzazione della medicina che si occupa della diagnosi, del trattamento e terapia di problematiche che colpiscono il sistema muscolo-scheletrico. L'ortopedico, quindi, è un medico esperto nel diagnosticare problematiche congenite o di funzionalità dell'apparato scheletrico e alle strutture annesse come muscoli e legamenti. Nella fase di elaborazione di una cura, oltre a procedere a veri e propri interventi chirurgici, può prescrivere farmaci, iniezioni ma anche fasi riabilitative con fisioterapia. Per diventare ortopedico, è necessaria la laurea magistrale in medicina e chirurgia e successivamente all'abilitazione alla professione e all'iscrizione all'ordine dei medici ed intraprendere la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia. Il percorso di studi associa l'ortopedia alla traumatologia, quest'ultima è la branca che si occupa delle lesioni conseguenti ad eventi traumatici che causano danneggiamenti ai tessuti. Può essere utile rivolgersi ad un ortopedico in caso di problemi alle articolazioni. In particolare, l'ortopedico può trattare infezioni, traumi sportivi, fratture, problemi articolari, fratture ossee, tumori delle ossa. I sintomi che possono essere un campanello d'allarme per valutare insieme al proprio medico di medicina generale una visita da un ortopedico sono: stati dolorosi anomali in una parte del corpo, gonfiori o lividi in corrispondenza di articolazioni, dolore ai muscoli o alle articolazioni che si fanno maggiormente presenti in stato di riposo, difficoltà di movimento di una parte del corpo, disagio e limitazione nel svolgere attività che precedentemente non si riscontravano. Stai cercando l'ortopedico specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se questo video lo hai trovato interessante, presto faremo altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di Uma Innovation.